E un saluto da Darko e bentornati su Jurassic Park Operation Genesis, i vostri combattimenti. Sì ragazzi, oggi iniziamo bene 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 con i combattimenti di Laura, Sara e Domenico. Bene bene ragazzi. Allora, possiamo iniziare che Laura ci... sì, Laura ci ha chiesto 4 trici contro un T-Rex. Quindi ragazzi, direi che non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Oh, bene, bene, ragazzi, ecco, guardate, sono arrivate le 4 trici che dovranno vedersela contro di lui, contro il nostro Tyrannosaurus Rex, ragazzi. Allora, come andrà? Cosa farà? No, troppo tempo è passato, adesso mi è tornato in mente cosa combinava il T-Rex, sperando che non lo faccia... Oddio, via, via. Che non faccia le stesse cose dell'ultima volta, ragazzi, speriamo in bene. Che cosa fanno? Cosa stanno facendo? Allora, invece due sono molto litigiose. Le altre sono abbastanza... sono tutte contente, tranne una. No, tutte e quattro contente, che bello. E invece il nostro T-Rex è a caccia. E penso che abbia già adocchiato cosa fare. Bene. Ti vedo molto attivo, T-Rex. Gli urla contro, guardatelo, ragazzi. E loro vanno con la testa. Vai! È partito. No, non l'ho uccisa. Bella resistente. Aia. Due colpi, però se li subiti la trice, ragazzi. Ragazzi, un'attrice è riuscita a beccare il T-Rex. Non mi dica che l'ha già ucciso. Ok, gli è andata bene. Vai ragazzi, adesso vediamo un po' come... l'ha presa. Non era quella di prima, no, infatti un'altra. Però riesce a dare due colpi. Come lo spinge. Due colpetti riesce a darglieli. Dove stai andando, T-Rex? L'hai mancato così. Ma è aggressivissimo sto T-Rex, ragazzi. Infatti è... Bene, prima vittima. Il T-Rex riesce a prendere la prima attrice e non la mangia. Se ne va. Ragazzi, hai sfamato la tua sete di caccia? Sì, perché non aveva fame, ragazzi. No, non è ancora pronto. Guarda. Ragazzi, gli darà un altro colpetto? Sì, ragazzi, gli ha dato un altro colpetto e due trici se ne sono già andate. Mi sa che vincerà il T-Rex, ragazzi. Cosa mi guarda? No, non mi dire che ti sei già tornato pensieroso, Te ne mancano due. Ah, si è buggato. Dove sono finite? Guarda come sono scappate via, Oh, potevate aiutare i vostri compagni. Il capogruppo ha preferito... usa la tattica del fuga, chi salvi chi... fuggite ai sciocchi, ecco. Le sta cercando, ragazzi, le sta cercando. Adesso è abbastanza contento. E beh, direi, è riuscito a liberarsene già di due. Quindi, un'attrice e... una è troppo spaventata e si è bloccata. Adesso vediamo... ma noi abbiamo i T-Rex ammalati o è una mia impressione? Dove stai andando, T-Rex? Sei di là il tuo avversario. Salute di nuovo. Ma che sta scappando? Valla a prendere, corri. Mi dica, T-Rex, cosa sta combinando? Cosa c'è? Cosa? Mi dica. Ragazzi, il T-Rex è partito. È una colpita. Adesso non dovrebbe riuscire a ucciderla. Infatti, reagisci, colpiscilo. Cosa fai lì che ti rischi? Ma che ti c'è il codino? Oh, ma che velocissimo sto T-Rex, ragazzi. E un altro è andato. Bene, ragazzi, è rimasta solo un'attrice. Riuscirà quell'attrice? Aspetta, ragazzi, ma è rimasta il capogruppo? Non riesco a prendermi, segna l'albero. No, ok. No, non c'è più il capogruppo, ragazzi. È rimasta soltanto un'attrice. Mi sa che il capogruppo era questo. Buonanotte. Allora, T-Rex, cosa mi combina? È contento. Salute, siamo a tre, Qualcuno gli dia un qualcosa per il raffreddore, perché non ce la può fare il nostro T-Rex, ragazzi. Cosa hai trovato di interessante? Non ti arrabbiare, cosa hai trovato? Cosa stai facendo? Perché sei triste? Che cosa c'è? Che cosa? Territorio, ma con cosa che non c'è nessuno? C'è solo un'attrice là in fondo. Anzi, adesso è arrivata nell'acqua. Ti conviene adesso andarla a prendere, Mr. T-Rex? Vadi, dai, che ci sei. Guardala lì, prendila, mandala via perché è il tuo territorio, quindi... Dove vai? Di lì a destra. Dove sta andando? È di là, Non salve, è di là, Oh, dai che l'hai chiusa all'angolo, riesci a prenderla adesso. Dai che ce la puoi fare. O ti prende lei, No, cosa fai? No, se c'avevi fame devi prendere l'altra, no. Bene, visto, ti è venuto a disturbare. Adesso devi per forza ucciderla. Vai. Non ce lo fa ripetere due volte. Ma che furbo che gli va da dietro. È riuscito a schivare l'attacco e adesso lo prende alle spalle. Mica è stupido lui, Tac. E però in teoria ti manca un altro colpetto. Perché te ne vai via? No. Trice, combatta. Ecco, ma non così. Cosa fate? Cosa state facendo? Gratti il terreno. Cos'è? L'hai messo in fuga. Dove stai andando? T-Rex, dove vai?
Cosa te la prendi, quei chioschi, dai? Falla prendere. Vai a prenderla. Boom, abbiamo perso il T-Rex, ragazzi. Sei incantato con... Che cosa c'hai di qua maggiormente? A parte quelli della pulizia e un chiosco. Cosa sta facendo? È affamato. Vai a prendere quella triccia, dentro ormai gli manca poco. Ed è anche stanca, dico... anche tu sei stanco. No, non ti mettere a dormire adesso, no. Cosa stai facendo con le piante? Ma perché? Dai, piano, ok. Ora puoi ripartire. E di là. È partito, è partito, è partito. E l'ha presa. Boom. No, non è riuscito a dargli il secondo attacco e scappa. Cosa, ci stai giocando? Dai, riparti, riparti, riparti prima che si giri. E l'ha presa sto giro. Bene. Ragazzi, direi che lo scontro di Laura, quattro trici e un T-Rex, vince il Tyrannosaurus Rex. Ragazzi, bene, bene, bene. Adesso ha mangiato e sicuramente andrà a dormire. Invece noi, ragazzi, passiamo al prossimo combattimento, che è quello di Sara. Ok ragazzi, eccoci qua nella seconda parte dei nostri combattimenti, che andremo a vedere il combattimento di Sara, che è quello di 3 gigantosauri, 5 paraolititan, 2 stego, 1 trice e 5 eustrite. Vabbè, dopo li vedrete. Ok ragazzi, adesso ci vediamo appena sono tutti pronti. E hanno qua... no, lui è quasi morto, o meno che no, no! Ragazzi, devo riavviare e purtroppo i... E Ustrepto li vediamo una prossima volta, perché dovrei andare a cambiare le cose del gioco, perché anche loro hanno vita infinita. Ok ragazzi, allora, dato che gli Eustrem non posso andarli a modificare adesso, ho deciso di mettere 5 gigantosauri. Adesso questi qua sì, hanno la vita piena, quindi non sono immortali. Ridiamo una controllata all'attrice. Beh, l'attrice l'abbiamo usata anche prima. Gli stegosauri vita infinita, vita, hanno vita normale. E anche i paralititan sono abbastanza a posto. Si è sdraiato. Che cosa sta facendo? Sono abbastanza contenti, un po' territoriali. E vediamo un po' come se la caveranno contro 5 titanosauri. Gigantosauri, perdonatemi. Sono già partiti. Sono già partiti i gigantosauri. Come l'hanno ribaltato male. Oh mio Dio. Che massacro, ragazzi. No, l'attrice. Mi sa che... no, non è ancora andata. È quasi andata però. Oh mio Dio, qui è un massacro, ragazzi. Ve lo dico. Ma come scappano? Che casino, che casino. Quanto se la urlano. Hanno preso un paralitica. Un paralitican? Sì. Però non è ancora morto. Adesso sì. Bene. Mi sa che anche sto giro vincono i carnivori, ragazzi. Ho sentito un brutto rumore. Chi è che è morto adesso? Che cos'è che sta mangiando? Chi è che sta mangiando? Ma non c'è niente lì. Che cosa sta mangiando? Va bene. Adesso sono mangiate a vicenda, no. Allora, non sto più capendo. Ci sono rimasti 2, forse, 1. Il capogruppo l'ha vista brutta. Allora, gli stego sono ancora tutti e 2. L'attrice, ecco, forse quello che ho sentito prima. L'attrice è andata, quindi sono rimasti 2 stego, 2, sì. 2 paralititan, sì, 2, sì, sì. Oh mio Dio, è stato velocissimo, non ci ho capito niente. Ragazzi, i gigantosauri sono molto, 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 molto cattivi. Ah no, sono 3 i paralititan, tan. Gli stego sono sempre abbastanza messi bene, loro. Sono tranquilli. E cadono più all'occhio questi mini brachio. Ma come urlano e scappano? Oh mio Dio, beh, non l'avevo ancora visto da vicino. Che cosa hai dato, cos'è sostituito qua che, per mettere un brachio così piccolo? Allora, si sono un po' calmati, devo dire. Mi sa che non sanno cosa scegliere. Invece lui è partito. L'ha preso e l'ha ucciso. Ok, ne sono rimasti 2. Bene, 2 paralititan e 2 stegosauri. Bene. Ma come si sono nascosti bene gli stegosauri in mezzo alle foglie? Guardali come urlano questi, sono troppo forti. Cosa ha fatto con la bocca questo? Era un po' buggata la sua bocca, devo dire. Sembra un miscuglio tra un croccantino e un T-Rex. Oh mio Dio, cosa sta facendo? Cos'è? Oh, mi ricordano dell'altra mod, la vecchia mod che usavamo, dove c'erano i titano boss, qualcosa del genere, lì, come si chiamano quelli dell'acqua, che si contorcevano tutti. E tu cosa li passi così vicino? Ecco, gli hai tirato l'attenzione, adesso qua come sono contenti ti seguono. Mamma mia, fa troppo ridere come aprono la bocca quelli, ragazzi. Ok ragazzi, gli stego sono belli che andati, sono rimasti solo tanto i 2, i paralitican, lì, paralititan. Ben meno loro non hanno il raffreddore come il T-Rex. Che cosa stanno facendo questi 2? Cosa? Cosa state combinando? Io la vedo brutta per lui, la vedo brutta. Ma come cadono come alberi? Mi sa che è andato? No ragazzi, è ancora vivo, è ancora vivo.
Però non ha fatto, non sei stato abbastanza veloce a rialzarti. Cosa stanno facendo? Cosa lì adesso litigano? Ah, è caduto, ok. E un altro è andato. Spero che non ci siamo già. No, ne è rimasto uno. Uno. Ci siamo, ragazzi. È il tuo momento. Fai vedere la tua vera forza e distruggi tutti i gigantosauri lì. Perché devono camminare col collo storto? Cosa guardi così, tutto storto? Ma che voleva sbattere contro le cose? Ma che si nasconde dietro la struttura? Te, non si nasconde, si bisogna combattere se si vuole sopravvivere. E no, ne hai svegliato uno che... Non gli è andata molto bene. Ah, ce l'ho fame. Auguri. Jack. No. È rimasto con un filo e se ne va. E hai voluto svegliarlo, adesso ti ne paghi le conseguenze. Ah no, ritorna. Addio. Bene ragazzi, e anche il combattimento di Sara è finito. Con, purtroppo non siamo riusciti a metterli li useremo per la prossima volta. Sara, scrivici poi un altro combattimento con questi qua, che appena adesso finisco vado a cambiargli le impostazioni. Però comunque, tra 5 gigantosauri, 5 paralititan, 2 sego e una trice, vincono tutti e 5 i gigantosauri. Bene ragazzi, direi che passiamo all'ultimo combattimento di oggi, che è quello di Domenico, e ci vediamo tra poco. Oh, bene bene ragazzi, il combattimento di Domenico è un combattimento che avevamo già visto altre volte, ma chissà come funzionerà in questo giro. E vediamo 5 Velox, oh, che è un po' che non li usavamo, contro 2 pistacchi. Oh, bene bene, quindi iniziamo, ci vediamo tra poco. Oh, eccoli qua ragazzi, i nostri 2 pistacchi con la testa rossa. Vediamo come se la caveranno contro 5 Velox. Avremo di nuovo, come nelle vecchie serie, i Velox appiccicosi. Sono belli, non li avevamo ancora visti in questa versione ragazzi. Sono tigrati. Perché li hanno fatti così? Però le loro movenze sono sempre le stesse, che il loro collo che si... Fanno i gufi loro. I carnivori in questo gioco fanno i gufi. Bene, si sono già decisi i vari capogruppo. Vediamo subito. Mi sa che è quello che è andato avanti. No, ancora no ragazzi. Non c'è ancora un capogruppo dei Velox. Però un Velox è partito in quarta. Contro il pistacchio, è andato, è partito, si è appiccicato, vai ragazzi, eccoci qua i nostri Velox appiccicosi. Vai così, guardalo. Lui voleva diventare il capogruppo, lui voleva far vedere che io ho coraggio e vado ad attaccarli. Eccolo qua, l'altro che si appiccica, ragazzi, vai così. Due, continua solo. Tutti, no, non ci credo ragazzi, epico, tutti e quattro sono attaccati. Allora, quattro, sì, tutti e quattro, dove è finito il quinto comunque? E il pistacchio andai. Abbiamo perso un pistacchio, ragazzi. E c'è ancora il Velox coraggioso. No, il Velox coraggioso. Mi sa che non ce la fa. No, sì, è ancora vivo. È ancora vivo. Un po' frastornato, ma è ancora vivo. Molto frastornato. È voluto andare da solo. Sono ancora cacciato. Questo pistacchio vuole vendicarsi del danno subito. Infatti, sta cercando di prenderlo. Lo prende. Ragazzi, il pistacchio è rimasto. Ha ucciso un Velox. Quindi. Chi lo sa, potrà farcela contro anche gli altri. Ragazzi, i Velox l'hanno visto, l'hanno inquadrato, l'hanno preso. No, sono troppo aggressivi sti Velox, ragazzi. Sono in due sopra di lui e lo stanno quasi fatto. No, non ce l'hanno fatta del tutto. Hai ancora qualche possibilità, pistacchio. Però lo attacchi. No, gli si è attaccato in testa. Staccati dalla testa. Riuscito a staccarselo. Bene, bene, ragazzi. Però non so per quanto. Vai. Ne ha preso uno, ragazzi. Oh, questo pistacchio è attivo, eh. È attivo. Ne ha ucciso uno. Ne ha uccisi due, ragazzi. Questo pistacchio morirà con onore. Sì, morirà con onore, ma ne è riuscito a uccidere due. E niente, ragazzi. Bene, allora anche il combattimento di Domenico finisce qui. Con la vittoria degli ultimi. Quanti Velox sono rimasti? 3 Velox, sì. Gli ultimi 3 Velox contro i 2 pistacchi vincono i Velox. E ha combattuto con onore, dai ragazzi. L'ultimo pistacchio ha combattuto bene, perché 2 è riuscito a farne fuori. Ma comunque ragazzi, siamo anche oggi arrivati alla fine di questo video. Quindi nel prossimo video adesso vedremo bene gli altri combattimenti che mi avete scritto. Quindi tranquilli ragazzi, che a breve li riusciamo a fare tutti. E poi riprendiamo, perché ho visto che molti mi stanno scrivendo altri combattimenti, gli stessi. Quindi cercherò di fare prima quelli che non sono ancora stati visti.
E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, quindi se questo video vi è piaciuto e volete aiutarci a crescere, potete iscrivervi al canale, condividere questo video, lasciarci un bel like e un commento qua sotto, e potete venire a trovarci nei nostri social network che sono Facebook e Instagram, e potete venire anche a parlare, a scrivere, a fare quello che più vi piace nel nostro server di Discord, che anche quello lo trovate sempre qua sotto in descrizione. E che dire, da Dark è tutto e ad un prossimo video. Ciao ragazzi!